La SIA Marchetti non costruiva soltanto aeroplani. La storia che andiamo a raccontarvi è una storia di diversi anni fa, è una storia del secondo dopoguerra collegata alla ripresa delle attività di SIA Marchetti dopo l'uscita dal secondo conflitto mondiale. Sono anni difficili, le industrie italiane soffrono per la mancanza di materie prime e la mancanza di commesse, e anche la SIA Marchetti non è da meno. Il settore avio è molto limitato e pertanto l'azienda per mantenere in vita la propria attività e per mantenere in forza le proprie maestranze riconverte in modo ampio la propria produzione verso il mondo civile. Dalle officine di Sesto Calende escono perciò mobili, serramenti, biciclette, denominate Ibis, motociclette, traghetti, motopescherecci, vagoni ferroviari, tram, filobus, rimorchi e una serie infinita di lavorazioni per conto terzi in ambito meccanico. Come dicevo, il settore avio era molto limitato. Poche maestranze venivano dedicate a queste attività che si concentravano essenzialmente nello sviluppo del quadrimotore da trasporto civile SM95 che aveva compiuto il primo volo nel 1943 e che venne poi successivamente presentato ufficialmente 3 anni dopo, nel 1946, sull'aeroporto di Centocelle a Roma. La storia che vi andiamo a raccontare, la possiamo trasmettere a voi grazie all'aiuto e grazie alla condivisione voluta dall'amico Federico Noseda. È una storia di Sei Marchetti, ma è una storia anche della famiglia di Federico e parla appunto di una motocicletta realizzata dalla SIA Marchetti sul finire del 1945 e successivamente acquisita dal padre di Federico Noseda, Argeo Noseda, che la volle in modo particolare e che impegnò notevoli forze per rimetterla in sesto e farla tornare a circolare. Il padre di Federico Noseda, Argeo Noseda, fu un ufficiale pilota che negli anni aveva volato con numerosi aerei SIA Marchetti e probabilmente impressionato positivamente dalla professionalità delle maestranze SIAE, dalla accuratezza e dai risultati dei prodotti SIAE, decise di acquistare una motocicletta realizzata da Sei Marchetti. Individuata quindi una moto che stazionava nei depositi dell'azienda e che era stata originariamente acquistata da un dottor Mario Giuliani, che però per motivi ignoti non l'aveva mai ritirata, volle acquisire questa motocicletta, siamo nel 1946, e da lì iniziò il lungo lavoro di restauro del veicolo. Infatti la moto era stata ferma per lungo periodo nei depositi SIAE, non era ancora iscritta al pubblico registro automobilistico, al PRA, e necessitava di importanti riparazioni sia al motore che alla carrozzeria che agli pneumatici. Un aspetto molto importante da sottolineare è che questa motocicletta venne realizzata da SIAE come molti altri prodotti utilizzando materiali di origine aeronautica. Infatti il motore a
scoppio della motocicletta, era un aviocompressore di marca Garelli, utilizzato sugli aerei sei marchetti, e le ruote di questa moto, evidentemente, lo vedremo poi da un successivo filmato, erano dei ruotini di coda di un aereo, molto probabilmente, Federico ci segnala così, un S79 prodotto appunto da sei marchetti. Argeo, con notevole caparbietà, si diede quindi da fare, una volta acquisita la motocicletta, per cercare di rimetterla in sesto. Il primo passo fu quello di interrogare direttamente sei marchetti alla ricerca di un supporto per la riparazione. Questo avvenne nel 1948 attraverso una richiesta effettuata per iscritto all'azienda, che però venne conclusa nel settembre del 1948 con un risultato negativo, poiché da tempo oramai l'azienda aveva chiuso la produzione di motociclette, quindi non disponeva più di parti di ricambio necessarie al ripristino del veicolo. Successivamente, Argeo, non dandosi per vinto, si rivolse direttamente alla Garelli per cercare una soluzione al motore. Infatti nel luglio del 1948 abbiamo la risposta della Garelli dopo l'esame dell'aviocompressore che era stato portato da Argeo presso l'azienda per una revisione e una eventuale riparazione, la conferma della possibilità e della fattibilità di questa manutenzione per il costo di circa 3.000 lire. Il passo successivo fu la necessità di ripristinare in qualche modo le coperture, quindi ripristinare in qualche modo gli pneumatici della moto, pneumatici che evidentemente, come abbiamo detto, erano pneumatici per aeroplano. Argeo quindi si rivolse direttamente in questo caso alla Pirelli con una lettera dell'agosto del 1948, e nello stesso mese il fornitore di pneumatici rispose, anche in questo caso in modo negativo, non potendo più fornire coperture di questo tipo e nemmeno potendo ricostruire gli pneumatici ormai consumati. Pertanto suggeriva ad Argeo di rivolgersi ad un rivenditore di zona per un'eventuale sostituzione in toto sia delle coperture che delle ruote della motocicletta. In ogni caso, nonostante queste difficoltà e quindi questi stop intermedi, la caparbietà di Argeo fece sì che in ogni caso nel tempo riuscisse a ritrovare tutto quanto necessario per ripristinare l'operatività del veicolo. Non abbiamo ulteriori dettagli circa i passi intermedi, ma ciò che è certo è che la moto venne effettivamente riassemblata, fatta funzionare e finalmente iscritta al PRA, e così ottenne il libretto di circolazione. Abbiamo pertanto dei reperti del libretto di circolazione originario di questa motocicletta, e a testimonianza del fatto che poi questa potesse circolare effettivamente su strada, il bollo di circolazione datato 1950. È bello a questo punto ricordare
quanto ci scrive Federico nel suo messaggio, ovvero il ricordo di molte belle uscite fatte da lui e il padre, lui piccolo, a cavallo della moto tra il padre e il serbatoio. E evidentemente le tante esperienze trascorse assieme da il figlio e il padre in compagnia di questo strano ma così importante veicolo. Nel tempo, purtroppo, stante l'impossibilità di mantenere efficiente la motocicletta a causa della mancanza cronica di ricambi, e inoltre anche a causa dei rischi che effettivamente si potevano correre a cavallo di questo strano veicolo, nel ricordo di Federico è significativo il pensiero che le ruote erano tanto alte quanto larghe. La moto SIAI è purtroppo andata a finire in un angolo e quindi non più utilizzata per molti anni. Anni dopo, la nonna di Federico avvisò i nipoti che qualcuno era riuscito ad impossessarsi della motocicletta entrando furtivamente in casa, e quindi da allora si sono perse definitivamente le tracce della moto SIAI. Chiudiamo questo ricordo, questa piccola storia collegata alla SIAI e alle sue produzioni, con un filmato originale dell'epoca dove vediamo Federico Nosè dall'età di circa 15 anni a cavallo di questa e alla guida di questa motocicletta, e è un filmato evidentemente che ritrae nel dettaglio il veicolo, da cui si può apprezzare i dettagli spiccatamente aeronautici della motocicletta, e ci auguriamo che questa storia, questo piccolo ricordo possa essere piacevole ed emozionante per chi ha nel cuore la 6 Marchetti e vuole essere inoltre un tributo e un ricordo per tutte le maestranze che negli anni hanno fatto grande questa azienda, che hanno contribuito ai grandi successi aeronautici e industriali della 6 Marchetti, e che hanno donato il loro lavoro e la loro competenza per fare grande questo marchio, che negli anni è stato un precursore dell'industria aeronautica italiana, e che ha fatto grande sia la città di Sesto Calende che l'intera provincia di Varese, con le proprie produzioni, con i propri velivoli, con i grandi risultati e i record che ancora oggi caratterizzano la lunga storia di 6 Marchetti. Buona visione, e grazie ancora a Federico Noseda per averci consentito di realizzare questo contributo.